Lucia abitava insieme ai suoi nuovi figli alla moglie. Che in questo caso è neogotico. Secondo la prassi dei primi del Novecento, della Sardegna, di riprendere comunque uno stile proprio del 1300. Quindi abbiamo degli archi gotici e tutto un sistema di aperture del tutto particolare, che però non appartenevano propriamente al prospetto principale. Infatti qua siamo nel cortile interno, quindi nel cortile privato, e invece la facciata principale era quella che dava sulla strada, quindi